Abbiamo voluto che nella ormai tradizione dell'accensione della città con le luminarie nel giorno di San Leonardo, come abbiamo sempre fatto, nella ricorrenza della giornata internazionale per la difesa delle donne contro la violenza, che si inserisse un cuore rosso nella piazza simbolo della città. Un cuore rosso che rimarrà acceso insieme alle altre luminarie fino all'Epifania per essere di ricordo e di monito verso quante nefandezze ormai subiscono le donne, ma sempre con un taglio di positività. Dobbiamo educare con gli esempi buoni, dobbiamo guardare il futuro con positività, dobbiamo guardare il futuro con la speranza e la fiducia. Ecco perché abbiamo pensato che mettere insieme questa festa per i bambini con un cuore rosso, che ognuno chiederà perché, sia un modo piccolo, per carità, per dare un contributo ad onorare le donne, la fatica che fanno, i pochi riconoscimenti che hanno e la necessità che le famiglie con l'esempio educhino le nostre nuove generazioni. Una battuta sul ponte di Piani annunciando l'apertura giovedì. Giovedì apriamo il ponte di Piani, è un ponte molto bello che vuole far capire come la città deve guardare il futuro senza spaventarsi, facendo le cose belle e innovative nella nostra città. È un ponte di cui si parla da più di 80 anni, un ponte che abbiamo messo in sicurezza ma facendo una cosa bella, di gusto, di prestigio, che serve anche ad essere il ponte verso le nostre frazioni, verso quella valle, un riconoscimento verso un territorio che talvolta nel passato si è sentito emarginato. Assessore D'Agostino, tanti bambini con gli occhi al Gesù si sono visti. Sì, oggi abbiamo voluto, come facciamo ormai tutti gli anni, coinvolgere soprattutto i bambini nell'accensione delle luminarie natalizie, tante famiglie, tanti bambini, proprio perché questo clima di magia deve partire con loro e parte per loro.